Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Come potete vedere oggi siamo in compagnia di Meizu MX4 che potrete acquistare presso il sito di iBuyGo.com. Trovate comunque il link in descrizione. Si tratta del modello da 16 giga ma è in colorazione grey. Il modello da 16 giga anche se è già disponibile 32 giga. Purtroppo noi abbiamo acquistato 16 giga perché nel momento in cui abbiamo acquistato lo smartphone la versione 32 giga ancora non era disponibile e soprattutto ci sono stati dei ritardi, tanto che se avessimo acquistato la versione 32 giga probabilmente l'avremmo addirittura ricevuta prima di questa. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere subito di che cosa si tratta. Andiamo quindi a aprire, a togliere i sigilli a questa scatola. Vediamo se si riesce ad aprire senza distruggere. Allora, tagliamo. Ok, troviamo subito il nostro Meizu. Veramente molto elegante, molto bello, ma andiamo poi a vedere effettivamente nei prossimi giorni di cosa si tratta. Allora, sulla back troviamo subito, anzi andiamo a vedere prima cosa c'è all'interno della scatola. Innanzitutto questo è come se fosse un libro, questa scatola, vedete, ci spiega in cinese perché arriva dalla Cina il telefono, e poi troviamo nell'ultima pagina il telefono con, vediamo cosa c'è al suo interno anche se riusciamo, ok, caricatore e cavetto USB, caricatore da 2A, cavetto micro USB, USB per la ricarica, nient'altro. Questa è la scatola di Meizu, veramente una scatola molto minimale. Per quanto riguarda invece il telefono, andiamo a togliere le plastichine fastidiose che troviamo sul retro. Ok, abbiamo quindi una cover, una back cover in policarbonato, questa è plastica, anche se al tatto vi dirò sembra quasi come se fosse alluminio. So che si può aprire in qualche modo, ecco qua. Andiamo a rimuovere la back cover in policarbonato e nel retro troviamo una batteria non rimovibile, il doppio flash LED, la fotocamera da 20 megapixel, dove inserire la nostra SIM card. In alto troviamo il jack per le cuffie, ecco, il frame è in metallo, è veramente molto elegante, molto bello, colorazione veramente molto molto bella. Troviamo poi qua in alto il pulsante accensione e spegnimento, microfono e jack per le cuffie. Sulla parte sinistra troviamo il bilanciere del volume o volume rocker. Troviamo poi in basso un altro microfono, lo speaker a modi iPhone e la micro USB per la ricarica, e sulla parte destra invece è vuoto. Mossa che sinceramente preferisco, però avrei preferito il pulsante accensione posto sulla parte destra oltre al pulsante volume posto sulla sinistra, perché effettivamente qua in alto risulta quasi scomodo. Il display è da 5.3 pollici e nonostante le dimensioni devo dire che essendo praticamente senza cornici risulta comunque molto portabile. Per esempio rispetto a un iPhone 6 Plus vi dico che la differenza di dimensioni è esattamente questa, quindi un telefono molto più portabile. Bene, ci troviamo a presto con una recensione completa, lo testerò a fondo nei prossimi giorni. Ciao a tutti da Daniele per Spazio Hi-Tech.